E a coloro che si diplomeranno arriva il messaggio del presidente di Confartigianato Prato. Sono giorni di esame di maturità in tutta Italia, ma a Prato il presidente di Confartigianato Imprese, Luca Giusti, ha lanciato un messaggio alle ragazze e ai ragazzi che stanno affrontando l'esame di maturità: il mondo delle imprese vi aspetta. È un bel messaggio, anche come dire, di auspicio che guarda al futuro. Certo, mai come in questo momento c'è necessità di inserimento di nuove leve, ma soprattutto di nuove idee, di nuove modalità d'approccio a quella che è un'attività. Il mondo, delle imprese, in particolar modo quello dell'artigianato, ha bisogno di questa linfa vitale e quindi l'appello veramente che mi sento di fare è che questo mondo può dare tante opportunità, tante soddisfazioni e gratificazioni. Ragazzi, noi vi stiamo veramente aspettando a braccia aperte. Il mondo dei ragazzi che stanno affrontando l'esame di maturità in questi giorni, tanti magari continueranno gli studi, il che non significa che non si possa iniziare parallelamente un'attività lavorativa, proseguiranno magari gli studi universitari, tanti avranno bisogno di formazione. Quanto bisogno c'è di formazione per un neodiplomato che arriva in un'impresa del vostro settore? Ma allora, penso che la base del conoscere, della conoscenza, sia indispensabile e che debba essere fatta ovviamente nelle apposite istituzioni, come è appunto la scuola. Ovviamente presentarsi nel mondo del lavoro oggi richiede una forte specializzazione a seconda del settore in cui ci presentiamo e dove vogliamo andare a misurarci con quello che è un mercato sempre più agguerrito che richiede professionalità, competenze, capacità non soltanto di conoscenza del proprio lavoro, della propria attività, ma anche dei mercati ai quali ci rivolgiamo. Per cui la formazione diventa un momento di specializzazione per il tipo di attività che vogliamo fare e riteniamo che sia indispensabile. Per questo motivo la Confartigianato di Prato si è dotata di una struttura apposita proprio per fare corsi di formazione specifici a seconda del tipo di attività che ognuno vuole intraprendere.